Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph the Gamer e benvenuti in questo nuovo ritorno su Mortal Kombat X o anche Mortal Kombat 10. Appunto, svolgeremo oggi una torre vivente. Il nome già fa paura di per sé perché c'è scritto la fine è vicina. I meteoriti flagellano l'aria, la frequenza e il danno aumentano durante la scalata della torre. Mi raccomando ragazzuoli, per questo video proviamo a superare i 1000 mi piace, ma anche i 1500. In quest'ultimo periodo vi vedo belli attivi, per cui mi raccomando, non mi deludete. Per cui ora basta chiacchiere, andiamo a scegliere subito un personaggio. Io non mi sono preoccupato minimamente del personaggio da scegliere, per cui al momento non saprei nemmeno chi provare, raga. Mi piacerebbe utilizzare Raiden, non lo uso da molto. Per cui potrebbe essere un'idea piuttosto simpatica, non so la specialità però. Potrebbe essere figo, magari il signore delle tempeste. Ed ecco qua che stiamo per iniziare. Quindi c'è il modificatore riguardante i meteoriti. E stiamo per iniziare, ragazzuoli. Metti a segno 5 attacchi pugno frontale in un round e vinci. Io, raga, è da circa una settimana, se non di più, che non ci sto giocando. Quindi ora, se già facevo schifo da prima, pensate adesso. Io cercherò ovviamente di elettrizzare al massimo il mio personaggio. Picchiandolo, cioè picchiando il nemico nella maniera più, porca miseria, nella maniera più violenta possibile. Poi è da vedere se effettivamente riuscirò a fare sta cosa. Bene così. Ragazzuoli, lo stiamo picchiando. Mamma mia, non ricordo nemmeno come diavolo si fa la fatality, Per cui nel momento in cui dovrebbe essercene bisogno, dovrò andare un piccolo sguardo. Ma ci può stare, raga, alla fine io ve l'ho sempre detto, gioco più che altro per divertirmi. Poi se da un lato competitivo ogni tanto ci esce anche una bella partita, ben venga. Però preferisco non crearmi troppe problematiche, cose così. Poi abbiamo un Raiden che vola. Vieni più di qua, sciocco, oh mamma mia. Avete visto come diavolo ha caricato? Potrei trovare qualcosa da lanciargli? Mi sa di no. Anzi, lui ha trovato qualcosa da lanciare a me, ovvero la ragazzina lì. Mamma mia che combo che stavo facendo lì. Sempre da 3 colpi, ovvio, ora non esageriamo, però. Mamma mia. Oh caro mio, avrà fatto male? Dimmi di sì. Attenzione. Montante, vai col montante. Solo che, porca miseria, ci hanno afferrato. E poi ci stanno sti diavoli. Questi diavolo di meteoriti. Ecco qua, colpito ragazzuoli. Abbiamo fatto ora questa mossa, appunto raggi X, per colpire alla grande Ferrator. Bam! Ah, come avrà fatto male, caro mio. Mi vado a mettere appunto da quest'altro lato. E poi, aspetta, ci devo ritornare, porca miseria. Vabbè, grazie di avermi spinto. E ora tocca a me, raga. Vedo la mossa. Io ci provo, destra, sinistra, destra, così. Ce l'ho fatta. Benissimo. Mi è sempre piaciuta questa. Guardate, raga. Porca miseriaccia. Ma gli occhi rossi, cioè completamente. E quindi una testa è saltata. Direi, ragazzuoli, che possiamo procedere. Ci siamo, raga, il primo round contro questo, quanto diavolo è brutto. Mamma mia, Reptile. Allora, proviamo a colpirlo, attenzione. Che tra l'altro tutti questi meteoriti stanno già incominciando a rompere un po' le scatole, per cui facciamo attenzione che se ci beccano più di una volta, incominceremo forse ad avere problemi prima o poi. Allora, qua non c'era tipo il ramo su che aggrapparmi? Mi sa di sì, solo che mi sa che ho premuto il tasto sbagliato, porca miseriaccia. Vai via da qua, beccato. E poi, mamma mia, mi sono scansato giusto in tempo. Perché non riesco a pia sto ramo, raga? Ah, ecco, ora sì, peccato che abbia avuto un tempismo completamente sbagliato. Mamma mia, colpito. Ultimo montante, bene così, raga. Io tra l'altro, proprio di Raiden, ho ancora solo la prima cosa lì, la prima fatality. La seconda non l'ho ancora sbloccata, quindi devo vedere, magari ho un pochettino online, se riesco a trovarla. Come diavolo si fa, porca miseriaccia. Ecco qua, colpito. E poi, almeno per farvi vedere anche qualcosina di diverso. Dai, porca miseria. Oh, basta, Reptile. Oh, mi stai facendo incazzare parecchio, Adesso ti devasto, porca miseria. Vediamo un po', colpisci. Colpisci ancora più forte. Comunque, ragazzuoli, mi raccomando, seguitemi su Facebook. Poiché io oggi, ragazzi, sono partito. Ovviamente, ragazzi, voi direte: quindi come cavolo ci fai vedere questi video? Ragazzi, i video io posso prepararli ovviamente prima. Anzi, si fa sempre così. Si preparano minimo il giorno successivo. Infatti è difficile pubblicare dei gameplay in giornata. Oh, mamma mia, aspetta, com'era? Sinistra, destra, sinistra. L'ho fatta? No, raga, anche parlando, mamma mia, Joseph Gamer, pro gamer. Quanto è brutto Reptile. Quindi, come dicevo, ragazzi, io sono partito e se mi seguite su Instagram saprete anche in questi giorni, tra oggi e domani, dov'è che sono andato. Mi raccomando, seguitemi lì perché sono sicuro che sarete molto curiosi e felici di scoprirlo. Ci siamo, ragazzoli, dobbiamo sfidare Goro, attenzione. Tra l'altro, seguitemi anche su Facebook, perché lì comunque vi avverto giorno per giorno quando arrivano i nuovi video. Perché io leggo spesso nei commenti: Joseph, quali sono gli orari dei video? Joseph, quando inizierai questa serie?
E tra l'altro, ragazzi, cosa importantissima, sul secondo canale, ovvero Joseph Games, abbiamo ieri finalmente iniziato la serie su Pokémon Soul Silver. Ho visto di già che vi è piaciuto davvero tantissimo il primo episodio, sono contentissimo per questa cosa. Quindi mi raccomando, ragazzi, fatevi un giro sul secondo canale Joseph Games, trovate il link in descrizione, perché là domani arriverà il secondo episodio. Davvero era un sogno iniziare quella serie, finalmente dopo tanto tempo ci sono riuscito. Vediamo un attimino, raga, vi metto giusto un attimino in pausa, ovviamente taglierò perché devo scoprire un attimino certe cose. Ci sono, ragazzi miei, ho dato uno sguardo, quindi ora dovrei riuscire a fare anche l'altra fatality. Ecco che mi atterra in testa. Io ovviamente non vi prometto nulla, però vi prometto almeno solo di metterci un po' di impegno a farla. Ora se riesco ad afferrarlo, raga, mi sta picchiando. Allora, mi sono divincolato un po' perché purtroppo mi stava mettendo nell'angolo, cosa che ora succederà a lui. Mamma mia, continua a colpire, bro. Avete visto quanti pugni mi ha dato? Allora, afferralo, bene così, allontanato. Tra l'altro stiamo ottenendo anche un bel po' di gettoni, molto molto bene. Alzati, sciocco. Bene così, raga, ormai manca poco. Potrei fargli a breve un ultimo colpo, quindi giù destra, giù... Aspetta, devo andare da lontano però. Giù destra, così, ce l'ho fatta. No, raga, ce l'ho fatta. Che culo. Cos'è questa? È la prima volta che la vedo, raga. Porca miseriaccia! Mamma mia, ragazzuoli, questa è una delle più belle che io abbia mai visto. Ovviamente non le ho viste tutte, ma questa è qualcosa di assurdo. Davvero stupenda, raga, porca miseria. Eccoci qui, ragazzuoli, affrontiamo il penultimo avversario. Mamma mia, mi ha dato anche il primo colpo. Poi è arrivato il meteorite, non sto capendo nulla. Dammi un attimo, Kung Jin, te lo fai dare un colpo, sì. Ecco, mi ritengo fortunato a sto punto. Guarda come picchia. Bam! Oh, ragazzuoli, che combo! Vabbè, ora no, è andata male. Cioè, che poi è una combo non fatta da me, ovviamente. Una combo che è stata realizzata involontariamente tramite, appunto, sti meteoriti e la sfera di fuoco che gli ho lanciato, grazie, appunto, a quelle fiammelle che erano lì appoggiate. Raga, da quando stavamo perdendo stiamo recuperando la grande? Forse no? Colpisci? Mamma mia! Raiden vince! Guardalo come si carica! Mamma mia, raga, dobbiamo distruggerlo. Comunque, ragazzuoli, questo Mortal Kombat X mi è piaciuto parecchio, So che si chiama anche Mortal Kombat 10, perché a volte leggo nei commenti anche cose del tipo: Joseph, ma lo sai che si chiama Mortal Kombat 10? Lo so, però quelle volte che io lo chiamo Mortal Kombat 10, mi spunta qualcuno nei commenti e mi dice: Joseph, ma non si chiama Mortal Kombat X? Cioè, what the fuck, raga? Cioè, decidetevi. Però vabbè, mi rendo conto che siete in tanti, quindi ognuno dice la sua, come giusto che sia. Anzi, io vi sprono, come sapete, come sempre, a darmi un commento, a dirmi cosa ne pensate di un gioco, di un video. Nel frattempo io sono morto? Porca miseriaccia, sì. Per cui quando commentate, ragazzi, è sempre un piacere. E dovete sapere, ve l'ho detto un bordello di volte, io i commenti li leggo tutti, sempre. Solo che purtroppo, proprio per tempo, materiale che non ho a disposizione, non riesco a rispondervi. Però, ragazzi, leggere mi occupa poco tempo nella giornata, circa un'oretta. Per cui quello, ragazzi, può fare, non è un problema per me. Ora cerchiamo di riconcentrarci un attimino sulla partita, perché devo distruggere assolutamente sto Kung Jin, perché mi sta facendo il culo. Oh mamma mia, raga, io ci provo. Si è parato, ragazzi, si è parato. Questo mi devasta, devo stare attento. Porca miseria, bene così. Allora qua andiamo di vigliaccheria. Dovremmo andare di vigliaccheria e fare sempre i montanti. Potrei provare così, anche se non credo potrebbe essere poi la soluzione giusta. No, non sono morto. Finish him, adesso me la devi fare. Non mi ha fatto la fottutissima fatality. Sciocco. Ci riproviamo, ovviamente, raga. Ragazzi, credo che ormai manchi davvero pochissimo. Devo distruggerlo, porca miseria. Mi sta dando un po' di filo da torcere adesso Kung Jin. Pensare che è il penultimo sfidante. Poi ci sono sti fottutissimi meteoriti. Ecco qua. Non l'ho colpito per sbaglio. Porca miseriaccia. Vabbè, ragazzi, non importa, almeno ci siamo portati a casa questa grandissima vittoria con Ryder. E ora sfideremo l'ultimo avversario di questa torre. Ragazzuoli, abbiamo l'ultimo scontro con Dvorah, quindi cercherò di distruggerla quanto prima. Sti meteoriti di sicuro ora saranno potentissimi, perché essendo l'ultimo scontro dovrebbero, appunto, dare maggior danno in assoluto. Quindi siamo un po' attenti, Io sta Dvorah non so se è potente oppure no. Beccati questa tisana di te. Oh mamma mia, avete visto? È stata presa in pieno dal meteorite. Aglio. Oh raga, sono potenti sti meteoriti, come avevo previsto. Allora così, subito, mossa raggi X. Presa, ragazzi. Quindi il primo round probabilmente ce lo siamo portati a casa senza grossissimi problemi. Anche se comunque dobbiamo stare attenti, raga, perché è stata ora. Io la vedo un pochettino,
potentissima. Quindi un pochettino potentissima. Wow. Però vabbè, va a terra. Per cui ora con il signore delle tempeste vedremo un pochettino cosa è che possiamo fare. Allora, abbiamo comunque un round di vantaggio, eh. Mamma mia, attenzione. Continua a colpire, bro. Mannaggia, si è spostata quando non doveva. Allora, ci scansiamo anche noi e ora colpisci. Mannaggia, volevo afferrarla, nulla da fare. Il meteorite che mi aiuta, raga, che culo. Sti meteoriti stanno dalla nostra parte. Ecco qua, bene. Gli ultimi colpi, dai che manca poco. Dai che manca poco, non ricordo nemmeno come diavolo si faceva la fatality. Io ci provo, poi se non ci riesco, raga, che cavolo ce frega. Mi sposto di qua. Quindi, vai così. Aspetta, non ricordo come diavolo si fa. Ci provo l'ultima volta. Nulla da fare, ci ho provato, raga. Almeno ci ho provato, non ci sono riuscito, ragazzuoli. Ma che ce frega, almeno abbiamo vinto questa nuova torre vivente. Quindi andiamo al punteggio. Ecco qua, quindi la fine è vicina. Abbiamo ottenuto come al solito un bel po' di punti. Obiettivo argento, quindi ragazzuoli, spero che questo videozzo vi sia piaciuto. Mi raccomando, proviamo a superare i 1500 mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. In descrizione trovate link alla mia pagina Facebook, profilo Instagram e secondo canale. Quindi ragazzi miei, alla prossima, ciao.